amici sportivi appassionati di calcio a 5, buongiorno e benvenuti al Palameucci di Aprilia. È il derby valevole per la 22esima giornata di campionato del girone C Under 16, United Aprilia contro Eagles, una sfida molto sentita ovviamente. Ferraro. E poi ha cercato ancora di tenere il campo il pallone. Corsi, il suo tentativo con il sinistro termina sul fondo, già effettuata la rimessa in favore dello United, che adesso prova a spingere. Bella combinazione intanto a destra con il tiro da parte di Ferraro, ben servito da Fantoni, nella difesa finora però sempre ben posizionata dell'Eagles. Attenzione intanto a Fantoni, pericolo numero uno della formazione della difesa appunto dell'Eagles. Attenzione al tentativo di Todisco, che ha calciato di piatto sinistro il tentativo di Fantoni, che ha provato a destreggiarsi. Poi attenzione, è arrivato un fulmine a ciel sereno di Gioia, che con il sinistro ha trafitto il portiere francese, ha portato in vantaggio la propria squadra. Dall'altra parte c'è lo United, che ha calciato con malafronte, poi arriva a correggere questo pallone. Pallone raso terra da parte di Ferraro, poi a sinistra cerca la conclusione Todisco, che si era portato in una buona posizione di campo. Poi c'è la conclusione ancora da parte di Fantoni, deviazione in calcio d'angolo di sbraccia operato in questa circostanza. United che prova a ripartire con la conclusione sull'auto di destra tentata da Ferraro, sicuramente smistando palloni invitanti ai propri compagni. E poi attenzione ancora al destro, che è stato tentato da Screpante, termina di pochissimo al lato. Gioco che vede intanto protagonista ancora Fantoni, sfortunatissimo, si è girato un po', sicuramente allentato la propria pressione, anche se adesso però si propone nuovamente in avanti. Gran parata da parte del portiere Mirko Francese, c'è Mirko Francese che può riprendere il gioco con Bonifazzi, che va a sradicare il pallone. Poi un fallo di mano a nostro avviso piuttosto evidente, va a protestare. Dunque, pronto alla rincorsa Screpante, che potrebbe portare la sua squadra sul 2-0, soprattutto segnare la terza rete nelle due partite contro lo United, e realizza in maniera impeccabile, esultando in maniera comprensibile. Dunque va avanti 2-0 l'Eagles grazie alla perfetta trasformazione da parte di Screpante. Rimangono in barriera invece Bonifazzi e Screpante. È uno schema intanto questo da parte dello United, conclusione sporca e incredibilmente termina in rete questo tiro, che non sembrava particolarmente velenoso, invece alla fine si è rivelato assolutamente imparabile. Aspetta qualcuno Orlando, poi sbaglia però anche lui. Dall'altra parte c'è il destro intanto scoccato da Fantoni, fase terminale della sua azione personale. E allora Ligos già dall'altra parte con questo colpo di testa, e poi il gol da parte di De Santis su sponda di Screpante. Azione fulminea, repentina, ha fatto sicuramente molto bene, ha subito un solo gol. E poi in avanti è sempre pericolosa ancora con De Santis, con questo diagonale che termina sul fondo. Il gioco comunque era fermo, dunque riprende con la rimessa in favore dello United, già effettuata una serie di tocchi ravvicinati e gran gol da parte dello United. Ha segnato Fantoni al termine di un'azione davvero molto rapida, molto veloce. Colpo di testa da parte di Di Gioia, poi cerca De Santis di lavorare questo pallone, calcia in porta e trova però Mirko Franzese. C'è ancora Todisco adesso a destra, se ne va elegantemente Todisco, calcia in porta, e poi la risposta di piede da parte di Sbraccia, infatti regalato a Sbraccia, che lo rimette nuovamente in gioco. Fantoni, c'è una buona chance adesso, 2 contro 2 per lo United. Non si chiude questo triangolo, anche perché c'è stata la deviazione sfortunatissima da parte di Bonifazzi, che ha regalato di fatto il pareggio allo United. Adesso c'è Bonifazzi che cerca il riscatto andando a sradicare il pallone a Ferraro, che poi però è fortunato e cerca addirittura la giocata. Non è andato però come sperava, in quanto c'è stata l'opposizione del muro difensivo dello United. Attenzione a Screpante, poi il tiro in porta che è stato provato da De Santis, davvero autolesionistico. Attenzione ancora a Fantoni, che ha provato il tocco sotto con il portiere Sbraccia in uscita. Calcio d'angolo che verrà battuto sul lato di sinistra da parte dell'Eagles. Prova a scoccare il sinistro, ancora un intraprendente Orlando, nuova deviazione da parte di Mirko Francese, altro calcio d'angolo. Pallone che viene messo al centro, dove non ci sono però maglie orange. Può ripartire allora Fantoni, prova a disrigarsi in mezzo al nuvolo di gambe. Fantoni che colpisce un palo incredibile,
c'è soltanto un uomo in barriera, Screpante è uno schema, voleva servire evidentemente De Santis con il portiere sbraccia e avrebbe avuto la possibilità di trafiggerlo ovviamente. Attenzione però con al sinistro tentato da Yuri Ferraro d'esterno e c'è la grandissima chance sul tiro libero per portarsi in vantaggio per quanto riguarda lo United. Vediamo se verrà sfruttata, ma c'è stata la parata. Però lo United, che aveva in precedenza avuto la possibilità di vincerla questa partita, rischia di capitolare proprio nel finale. Il palo colpito dal numero 8 Bonifazi, pareggiato dunque il conto dei Legni. Prima era stato colpito nel primo tempo un palo da Fantoni, ancora Fantoni che si gira e la gara dunque si conclude con il risultato di 3-3. Giocatori che sono esausti, che adesso stanno procedendo a stringersi reciprocamente la mano. Gara davvero molto bella.